E allora, io ho ragionato in questo modo, in pratica ho un primo vettore chiamato r del quale metto tutti i cerchi, quindi tutti i record poi ho un secondo vettore che si chiama distances, che mette tutte le distanze tra i vari cerchi però quando vado poi a inserire in r eh, punto long, eh, longest distance, che sarebbe la distanza ma massima che quel cerchio ha da un, da un altro cerchio io Vado a fare applicare la funzione cerca, massima, cerca massimo nel, nel vettore distances, così trovo la distanza calcolata maggiore in quel vettore e così nel, nel primo vettore, nel primo array che è chiamato r, nel, nel campo longest distance avrà soltanto la distanza maggiore.